Cari amici, ben ritrovati. Eventi al territorio, quest'oggi torna Follina, 15ª edizione di Colori d'Inverno. Siamo con il presidente del comitato, festeggiamenti, Farola Bella e Pedeguarda, Luca De Conto. Luca, raccontaci un attimino questa due weekend ricca di eventi. Sì, quest'anno abbiamo una novità, faremo due settimane in mercatino, proviamo a far vedere di più Follina alla gente mantenendo due fine settimana. Abbiamo 106 espositori presenti tutti e due i weekend, ci saranno delle animazioni, dei gruppi che suonano, di intrattenimento per bambini. E una novità quest'anno che la vendita del vischio sarà devoluta al comune di Rocca Pietore. E oltre a noi si sono aggiunte anche associazioni come gli alpini e gli artiglieri, che parte del loro incasso, gli alpini, e una lotteria che faranno gli artiglieri a Santa Barbara, verrà sempre devoluta al comune di Rocca Pietore. Luca, abbiamo visto immagini della manifestazione, una mostra pittorica. Sì, all'interno del Palazzo Barberis c'è la mostra la prima mostra di Sarateo, che ha voluto essere presente a Follina con i suoi quadri, quindi vi invito tutti a visitarla. Luca, noi intanto ti ringraziamo anticipatamente per averci invitato, la gente sta arrivando, quindi tu sarai sempre più impegnato. Sicuramente, e quindi abbiamo un rappresentante, doverosi ringraziamenti ai volontari senza di cui tutto ciò non sarebbe possibile. Sì, senza i volontari che ci danno una mano sarebbe impossibile portare avanti queste manifestazioni. Ci sono più di 120 volontari di Farola Bella e Pedeguarda, anche qualcuno di Follina, gli alpini come associazione che ci danno una mano, e li ringrazio tantissimo, da chi si occupa degli espositori a chi si occupa degli abbellimenti. Quest'anno abbiamo fatto anche un albero che si trova qua dietro di noi al centro della piazza, un albero costruito tutto dai nostri volontari, altro 6,5 metri. E abbiamo cercato di far rendere più bella ancora di più di quello che facevamo Follina, insomma, che era sempre preparato molto bene comunque. E grazie quindi a tutti i volontari, vi aspettiamo a Follina 1, 2, 8 e 9 dicembre. Grazie, buona giornata a tutti.